Benvenuti a tutti. Oggi è domenica, 15 maggio 2022. Di seguito l'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Acquario. Partenza sprint. E via. Meteo finalmente primaverile, ideale per una scappata fuori città ad annusare aria profumata di fiori maggiolini. Già svegli all'alba non ci pensate due volte, vi preparate in fretta e saltate sulla vostra vecchia carretta, augurandovi di poterla sostituire al più presto, e via verso le spiagge, i boschi o un borgo fantasma che tanto vi intriga. Visite ad amici, mostre d'arte, rievocazioni storiche, complici Venere, Giove e la luna mattutina, tutte armonici al vostro segno, oggi siete pronti a tutto, smaniosi di svagarvi e di imparare. Catturati dal fascino del tempo che il vostro inquilino Saturno, maestro di antiquariato, vi ha insegnato ad apprezzare. Bombardamento di mail e messaggini, con tutti gli amici che avete sparsi nel mondo, solo rispondere alle loro missive vi prenderà ore di lavoro. Ma occhio a non stancarvi troppo, stasera la luna si rigira rimandovi contro. Un amore termina, una coppia si divide, un matrimonio o una convivenza fallisce, due coniugi si separano. Amicizie e rapporti che terminano improvvisamente e in modo definitivo. Errori imperdonabili nella coppia, rotture e litigi definitivi e irreversibili. Può indicare anche dolore e depressione per un amore che finisce. Casse, psicologia, medicina, terapie, lavoro d'indagine ti interesseranno. Se sei in cerca di un lavoro, potrai trovarlo in questo periodo. Fascino. Armonia e allegria in famiglia. Cura le amicizie e la tua interiorità. Qualche piccolo disturbo fisico potrebbe allarmarvi, niente paura, non è nulla di preoccupante. Piuttosto badate che lo stress non prenda il sopravvento. Non siete abituati a trattenervi nel dire quello che pensate davvero, oggi ci saranno alcune occasioni in cui imparerete a vostre spese a farlo. Un'importante decisione da prendere, fai il possibile per socializzare e farti nuovi amici. Contatti con medici, infermieri o persone che si trovano in cliniche. C'è una persona invidiosa che sta facendo di tutto per rovinarvi un progetto, provate a evitare con lei ogni confidenza e vedrete che presto il vostro progetto sarà avviato felicemente. Sarete bravi e diligenti sul lavoro e nello studio. Oggi i pianeti vi sorridono soprattutto in tutto ciò che è lavoro, studio e vita sociale. Oggi potrebbe essere un giorno importante per voi, ma ci penserà un vostro conoscente a rendervi la giornata difficile o perlomeno complicata. Portate pazienza e perdonate. Miglioramento dell'umore in generale soprattutto in serata, anche se qualche piccolo contrattempo potrebbe, a partire dal pomeriggio, darvi qualche problema. Prima di impanicarvi davanti ad un progetto che vi sembra troppo grande per voi, verificate se c'è qualcuno della vostra cerchia in grado di aiutarvi a portarlo a termine. Nella giornata di oggi, vi troverete al centro dell'attenzione di alcune persone che si aspettano molto da voi. Il vostro umore non sarà alle stelle e faticherete a impegnarvi nel lavoro, ottenendo solo modesti risultati. Sul lavoro stai sopportando pressioni esagerate, e tuttavia non è il momento di mollare, analizza con cura tutte le possibili alternative prima di gettare la spugna. Saturno, costantemente amico, è la vostra magica lampada di Aladino che può schiudervi sempre nuove sorprese allargando gli spazi d'azione, rinnovando ciò che non vi convince da tempo, dandovi l'occasione di prendere in mano iniziative fortunate, specialmente nel settore professionale. In questo fine settimana cominciate ad essere un pochino intolleranti, forse anche un po' troppo nervosi e cosa fare in questi casi? Cercare la libertà, provare a frequentare gente simpatica, fare un piccolo viaggio e organizzare qualcosa di divertente. Se la relazione che state vivendo è diventata troppo pigra, il rischio di desiderare una trasgressione sarà molto alto. Nonostante la caparbietà ostentata, non siete proprio riusciti a dare un seguito alle parole ed ora vi state pentendo di non aver approfittato in tempo di alcune questioni. Forse è il momento di dare un segnale. Dovrete dimostrare davvero di essere in grado di mantenere la parola data e di dare un senso a tante discussioni che altrimenti non avranno portato a nulla.
Mettetevi in testa che state portando delle novità importanti. Giornata a due marce questo domenica per voi, deliziosa la mattinata con la luna frizzante, elegante, socievole in segno d'aria intrigono al vostro, sarà lei con la sua lievità ad alleggerire il piombo di Saturno, che comunque vi trascinate appresso già da anni e vi toccherà continuare ancora per un po'. Ma questo è niente in confronto al pomeriggio, col passaggio della bianca signora gelosa e ambigua allo zenith in quadratura, sarà lei a rispolverare ricordi urticanti e sogni irrealizzabili. Amore ed Eros. Siete amati, gettonati, coccolatissimi, una pioggia di messaggi vi arriva dagli amici online. Anche chi si era defilato ritorna a farsi vivo con una scusa qualsiasi. Ma il vero motivo è un altro, siete irresistibili. Solo con mammina e la suocera stasera sarà battaglia, inutile tentarci, tanto proprio non vi capite. Cari Acquario, nel corso del fine settimana potreste risultare intrattabili, negativi, nervosi. Il nervosismo e lo stress potrebbero prendere il sopravvento. Cercate di rimanere calmi e di evitare le discussioni, specie quelle inutili. Questo meraviglioso allineamento di energie ti terrà impegnato e fuori dai guai. Finché sei fedele a te stesso, nessuno può discutere ciò che fai. Non c'è motivo di scusarti, nemmeno col partner. Vi confermate di non essere dei sentimentali, anzi con la lucidità della mente vagliate sempre con cura le vostre mosse amorose e sessuali. È Venere. Quest'oggi a farvi un po' e provvidenzialmente perdere la testa, specie se siete nati in gennaio. Questa volta, potreste infatti rimanere incantati da occhi languidi e sospirosi pronti a trafiggervi senza pietà. Difficilissimo possiate infittire la schiera dei tanti sedotti e abbandonati che costellano i romantici legami, ma, anche voi avete un cuore e non è un cuore pavido, ora vi è andata l'opportunità di dimostrarlo. Lavoro e denaro. Di corvée anche oggi, il computer non conosce calendario. Scrivere, leggere, raccogliere informazioni e creare contatti. Volendo ne avete fino a sera. Scarpinate culturali, dibattiti, cinema, un'escursione in montagna o in città d'arte solleticano le vostre curiosità. Incontrerete sfide difficili nella vostra routine quotidiana. Il conflitto arriva quando qualcuno o qualcosa non corrisponde alle vostre aspettative su ciò che dovrebbe accadere. Invece di aspettarsi che l'altra persona o cosa cambi, cambia le tue aspettative. Vi occupate di rapporti col pubblico? Veleggiate nel vostro elemento preferito, l'aria spensierata e spassionata dell'eterna primavera, con un Mercurio nel segno amico dei gemelli al vostro fianco, che vi fa comporre, armonizzare. Far da intelligenti mediatori per progetti a lunga scadenza vostri e altrui. La rete di contatti che avete creato in campo professionale vi permetterà un fausto e abbondante raccolto, specie se siete nati in febbraio. Benessere, approfittate della giornata per allenarvi con una corsa mattutina, soprattutto se tra i vostri futuri programmi c'è una maratona. Sotto l'eventuale pioggia, però, niente bici. Non è il caso di ammaccarvi proprio ora. Domani a una simpatica riunione volete presentarvi in forma perfetta, il cerotto sfigurerebbe. Una forza trasformatrice irresistibile vi spinge a cambiare abitudini e a sposare un ritmo di vita più salubre. Stesso in giornata deciderete di intervenire, il modo lo conoscete soltanto voi. Per lei, cultura sempre in primo piano, è la vostra ragione di vita, teatro, cinema. Dibattiti online, tutto vi intriga, per non parlare della pila di libri acquistati nell'ultima settimana. Per lui, voglia di moto e velocità, e Asi ridere è un mito intramontabile, meglio però su un veicolo sicuro. Colore delle emozioni, indaco. Barometro dell'umore, soleggiato. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9. Attività, 10. Finanze, 7. Benessere, 10. Grazie per aver guardato l'video. Spero di vederti presto.